ma non mi viene in mente proprio niente. Sono bloccato. Non mi succede mai quando devo parlare, ma quando devo scrivere sono come muto. Ho bisogno dei tuoi consigli. Non mi interessa dare consigli. Ok, d'accordo. La ragazza che ti piace fin dalla prima media si è trasferita in un altro stato. È triste, ma non è la fine del mondo né della guida. Non posso aiutarti. Non riesco a non pensare a Susie. Potresti cominciare col toglierla dall'armadietto. Ma non puoi non darti più le quadrette. Ho chiuso con la guida. Vuole disposto della guida? Dimmi che non parla sul serio. No, ha soltanto bisogno di togliersi dalla testa Susie. E poi ricomincerà a vivere. Cookie ha ragione. Leggi un libro oppure dipingi, ti piaceva. Anche a lei piaceva. Buon consiglio, pupa. Ma a Ned serve qualcosa di più forte. Cheeseburger, bibite, rompe la roba senza motivo. Fare una grande paraonda. Ed ecco perché oggi ci allontaneremo dalle ragazze e passeremo una fantastica giornata tra uomini. Yeah! Beh, se va bene a loro. Voleva portarmi in gita in un parco nel weekend. Ma poi è partita. Bene, noi ti porteremo in un posto molto più bello, dove ti puoi arrampicare su una corda, puoi giocare a palla, puoi fare la lotta senza nessuna ragazzina che ti rovini la festa. La palestra! Ragazzi! Che fate se vedete tutti questi fiori a nave attorno in mente sudi? Siamo nel Flower Club. Facciamo una nave per il giorno dell'albero. Susie adorava i fiori. E la palestra. E anche la... Oh! Oh! Sta di nuovo pensando a Susie! Portiamolo fuori! Fuori! Che belli, ragazzi! Sono Ginny nel pieno della fioritura. Come sta andando? Bellissimo! Grazie! Mosi! Perché tu piaci ai ragazzi? Perché invece io no? Io sono piacibile! Beh, Evelyn, ecco, magari... Comincia con urlare un po' meno. Io non urlo, non urlo! Vai, ragione. Insegnami come piacere a Andy Wong. Oh no. È l'unica cosa che ho pulito. Ormai non sorride da quei giorni, ha smesso di aggiornare la guida. Ok,
ci penso io. Vi costerà soltanto $5, d'accordo? Non è molto. Perfetto. Venite qui. In auto schiarisce il cervello e lascia le idee libere di fluire. Ragazzi, sono
noi. È per questo che sembrano stupidi. Bastaci a vederne un nascosto. Facciamo una gita a Dove i ragazzi ci aspettano per i commenti migliori. Forse non avete un'idea molto chiara dei ragazzi. Gita Barbie, gita Barbie. Ragazze e ragazze, davvero vi aspettate che io vi faccia apparire un esercito di ragazzi pronti a ricoprirvi di piombo? Ok, così va bene. Ah, io ho visto un sacco di volte questa mucca. Però... Ciao.